Allora, Gaspar, uno dei migliori in campo, ce l'hai messa tutta, però purtroppo è arrivato questa beffa all'ultimo istante. È un peccato, la rabbia è tanta e purtroppo abbiamo perso questa partita all'ultimo per questo episodio e girano tanto le scatole perché insomma, a mio modo di vedere, era una delle migliori partite fatte, quantomeno il primo tempo e il secondo siamo un po' calati, però abbiamo tenuto, secondo me, abbiamo fatto una partita dignitosa contro una buonissima squadra. È vero, un peccato, abbiamo sbagliato rigore, abbiamo sbagliato un po' di occasioni. Peccato, la rabbia è veramente tanta. Sì, hai detto bene, abbiamo giocato, diciamo, in modo positivo soprattutto la prima ora, poi però negli ultimi 30 minuti ci siamo un po' spenti e abbiamo dato soprattutto fiducia a loro perché insomma ci hanno creduto, diciamo, fino in fondo. Questo forse è stato il loro merito e il nostro demerito. Sì, ci siamo sicuramente abbassati troppo, abbiamo subito troppo loro il secondo tempo, però a mio modo di vedere senza mai rischiare, quando abbiamo rischiato è solo per errori nostri, poi io credo che abbiamo fatto bene e purtroppo all'ultimo è arrivato questo gol, fa male, girano tanto veramente, c'è tantissima rabbia. Tantissima. Sì, appunto, soprattutto molta rabbia, anche perché poi nel calcio accade così, no? Quando tu sbagli un rigore, sbagli un paio di occasioni, perché un po' di occasioni favorevoli abbiamo avuto, alla fine rischi di essere punito e quindi poi trovi un risultato che ti fa rabbia, anche perché è una sconfitta fondamentalmente immeritata. Sì, secondo me è meritatissima questa sconfitta e dobbiamo guardare però con la testa alta avanti, consapevoli che abbiamo fatto secondo me dei passi avanti e andiamoci a giocare la prossima partita ancora per i tre punti.